Bentornati su meteogiuliacci.it. Brutte notizie purtroppo per questo weekend di festa in cui dovremo fare i conti con una forte ondata di maltempo per l'arrivo di una nuova e più intensa perturbazione atlantica, già la seconda di questo nuovo mese, nonché del nuovo anno appena iniziato. Dall'immagine satellite virtuale, infatti, vediamo che sabato pomeriggio la perturbazione numero 2 di gennaio ha già raggiunto tutto il centro-nord e parte del sud. Dalla previsione, infatti, vediamo cieli molto nuvolosi o coperti al centro-nord e in Sardegna, qualche schiarita in più al sud e in Sicilia, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul versante tirrenico meridionale. Inoltre avremo piogge diffuse al nord, più irregolari su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. In particolare, le piogge più intense sono previste sul Levante Ligure e sulla fascia pedemontana che va dalla Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, dove avremo accumuli molto abbondanti. Pensate che in 24 ore potrebbero cadere fino a 100 mm di pioggia in queste zone e fino a 1 m di neve fresca sulle Alpi, dove infatti avremo nuove abbondanti nevicate al di sopra dei 1000-1400 metri, quindi a quote abbastanza elevate perché per effetto di aria umida ma calda proveniente dal Nord Africa le temperature si manterranno su valori miti per il periodo. Avremo infatti massime comprese tra 5 e 11 gradi al nord, fino a 14 in Liguria, tra 12 e 16 al centro, tra 15 e 18 al sud e sulle due isole maggiori, ma con possibili punte addirittura fino a 20 gradi, proprio per effetto di venti meridionali che soffieranno moderati e localmente forti su tutti i mari. Poi per domenica prevediamo un lento e graduale miglioramento al nord, mentre le piogge interesseranno il centro e la Sardegna, ma state tranquilli, già per lunedì, giorno dell'Epifania, si prospetta un generale miglioramento in tutta Italia. Maggiori dettagli su questa tendenza nelle prossime edizioni, vi invito quindi a seguirci sempre sul nostro sito meteogiuliacci.it.